Nome. Andrea. Flavio. Cognome. Caristi. Ferrara. Alias, soprannome. Coach Carter. Coach. Età reale. 40. 41. Età che si sente di avere. 40. 33. Che squadra allena? Pallavolo Messina. Sono giovane. Come sta andando il campionato? Lottiamo per la salvezza. È in base al calendario, secondo le prerogative delle partite del calendario, quindi direi stiamo aspettando gli scontri diretti. La squadra che la sta impressionando di più? Il Forse la devo ancora incontrare. pizzo. Ce lo dica. Il pizzo. Chi è l'imbattibile? Nessuno. Non c'è una squadra imbattibile. Con chi si gioca la salvezza? Siamo in 5 almeno. Allora, la salvezza ce la giochiamo con il Potenza, il Catanzaro, Punto Casa, noi insieme al Vibo, Lagonegro e Giarre. Il risultato stagionale è più importante. Deve ancora venire. Quella che verrà, la partita che ci darà il raggiungimento dell'obiettivo. Il giocatore più forte del campionato è? Di Credo sia Kunda. Paola. quale squadra? Secondo me è l'alzatore del pizzo, Andrea Neri. E il suo? Il collettivo. La squadra. Il migliore che ha mai allenato? Safronova. In quale squadra, in quale stagione? In Serie A2 e in A1 la Mangiadorella Messina. Nella mia carriera abbastanza lunga, io ho fatto sia maschile che femminile. Comunque, maschile è Bombara. Dello Questa squadra non può fare a meno di chi? Che nessuno. spirito di squadra. 23 rappresenta per lei la pallavolo? anni dedicati alla pallavolo, tutto. Uno strumento per esprimere le capacità, le qualità che ognuno di noi ha per mettere a disposizione e confrontarci con gli altri. Ha mai pensato chi me l'ha fatto fare? No, questo no. Ho sempre pensato che bisogna sempre confrontarci con gli altri per migliorare e soprattutto trovare gli stimoli per andare avanti. Me l'hanno detto quando ho iniziato. E adesso, dopo 23 anni? Fin quando mi diverto, continuerò. La scelta della pallavolo è un caso o è frutto di una selezione tra altri sport? Diciamo che è nata tanti anni fa, quando avevo 12 anni, però in realtà la vedo un'alternativa più che buona rispetto al calcio. È un caso. E com'è iniziata? Come Ho iniziato da giocatore. giocatore lei valeva? giocatore valevo 7 e mezzo, in quanto sono riuscito ad arrivare anche in Serie B a giocare parecchie partite. Mi dicevano che avevo delle belle mani come palleggiatore. Il suo modello di allenatore chi è? Ce ne sono tanti, però quello che ho guardato tanti video e tanti libri, Doug Bill. Ce ne sono tanti, sono comunque un Velaschiano. La partita che non dimenticherà mai, sia da giocatore che da allenatore. Da giocatore poche, da allenatore ce ne sono tante, veramente tante. Da giocatore mi metto un po' in difficoltà perché tanti anni che ho finito di giocare. E diciamo da allenatore quella che verrà che mi darà la promozione in Serie Mentre qual è stata la delusione più grande? A. No, ancora non c'è la delusione più grande. In questo momento sono soddisfatto di tutto quello che ho ottenuto in carriera. Ci La retrocessione dalla 1. dica adesso quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Allora, uno dei pregi che secondo me ecco, riesco sempre a farlo e lavorare con tanta passione. E poi tra i tanti difetti, quello che mi viene più in mente è quello di essere molto genuino. Dovrebbero dirlo gli altri, diciamo che sono uno che si stanca difficilmente. Significa fare pallavolo a Messina? È difficile, molto difficile. I problemi quotidiani quali sono? Credo che alla base ci siano pochi dirigenti formati, anche se adesso ce ne sono un paio che si stanno attivando bene.
Ecco, come ho detto prima, rappresenta uno sport che dovrebbe essere l'alternativa al calcio e farlo a Messina ancora più soddisfatto in quanto riesco ad emergere da un punto di vista di ambiente perché ho trovato delle persone abbastanza capaci da un punto di vista umano e da un punto di vista anche organizzativo. Perché una giovane o un giovane consiglierebbe la pallavolo? Perché è uno sport sano, pulito e conosci tanta gente e ti diverti. Ecco, siccome da tanti anni l'ho fatto sia da giocatore sia da allenatore, consiglierei di fare questo sport in quanto c'è la possibilità di crescere tanto, di interagire con gli altri e soprattutto esprimere il proprio valore sia dal punto di vista di capacità attentive e anche capacità che poi si possono ritrovare come mezzi per gestire bene il confronto nel mondo del lavoro. Cosa manca al Sud per avvicinarsi a un modello più competitivo? Una classe dirigenziale importante. Diciamo, le strutture ci sono, quello che manca, che io ho sempre visto da tanti anni, è il confronto, quello di sapersi confrontare con gli altri, apprendere quello che fanno gli altri, per poi metterlo in pratica. No, Quindi non è solo una questione economica. perché ci sono stati in passato realtà dove avevano delle risorse economiche, però ecco, questo non confrontarsi con gli altri porta sempre dei limiti che non fanno andare avanti. Quello i dirigenti possono risolvere il problema economico cercando le risorse. Lei ci insegna che si può fare pallavolo anche con poco. Sì, io la faccio, ultimamente la faccio con poco, si può fare benissimo con poco. Mister, lei è la terza stagione come allenatore del mondo giovane. Qual è il suo bilancio? È ottimo, devo dire, cercherò di ottimizzarlo ancora di più centrando l'obiettivo della salvezza. Al quarto anno di pallavolo Messina. Qual è il suo bilancio? Sicuramente positivo, molto positivo. Il risultato migliore che ha ottenuto con questa squadra? Ancora quello che deve venire, per ottenere il risultato che tutti ci prefiggiamo da messinesi, di mantenere la categoria di Serie B. E aver portato la pallavolo Messina nuovamente in B2. C'è qualcosa che non li farebbe? No, rifarei quasi tutto perché devo dire che insomma, qui a Messina ho vinto 3 campionati e sto bene con le persone, soprattutto nel confronto mi sono sempre messo a disposizione degli altri per dare tutto il meglio che posso dare. No, Il derby è? Punto? la partita. La partita. Il derby è la decima partita di campionato del campionato di Serie B2 2010-2011. Sicuramente è importante, però ecco, per me rappresenta la decima giornata di campionato, uno scontro diretto. La formula per vincerlo, tutta grinta e passione o anche tattica e ragionamento? Sarà dura, è un giusto mix, credo. Diciamo, intanto la passione aiuta a stimolare le capacità di apprendimento e soprattutto per ottimizzare la preparazione. Poi chiaramente sia la tecnica che la tattica sono importanti per raggiungere il risultato. Il giocatore avversario che vorrebbe avere nella sua squadra. Non ce l'ho, quindi non mi serve. I miei sono i migliori. Ci dica una formazione potendo utilizzare entrambe le rose. Bella, bella dura. Ci sono sicuramente Nicosia Caravello e la coppia centrale probabilmente Fontanot Guarnacalla e Schiacciatori Bonsignore e Bucalo. E allora, io penso come a Mourinho, già ho risposto prima, i miei giocatori sono i migliori, per cui pensare alle rose degli altri non è mio costume. Penso solo a fare bene il mio lavoro dentro la mia squadra, dove ci sono 13 atleti che sono tutti a disposizione del mondo giovane. Un aggettivo per Ferrara. Preparato. Ci Direi giornalista. spieghi meglio. Allora, intanto sto scherzando perché poi alla fine è preparato, però giornalista perché sa tutto di tutti. C'è qualcosa che invidia al suo collega?
niente. Adesso, mister, accanto a lei c'è un foglio e una penna. Ci scriva adesso il foglio e poi lo nascondi per bene che lunedì lo mostreremo. Mi raccomando, ben sigillato. Ok, grazie. Ultima domanda, ce lo può dire adesso francamente, quante bugie ci ha detto in questa intervista? Non me lo ricordo.